contento che dopo 3 anni abbiamo raggiunto un grande risultato per sia l'amministrazione comunale, di cui mi piace sottolineare il grande impegno e la grande disponibilità, che per l'amministrazione stessa. Questo per noi rappresenta sicuramente un rafforzamento di un presidio di legalità importante a disposizione di tutta la popolazione. Con questa nuova struttura praticamente abbiamo reso ancora più efficace ed efficiente i nostri servizi istituzionali. Come ha sottolineato il nostro comandante interregionale, la nostra missione istituzionale è quella di polizia economica finanziaria. Tutela delle entrate e non meno importante, anzi paritetica direi, tutela delle uscite. Ci sono oltre 800 metri quadri di uffici a disposizione del personale, 300 metri quadri di alloggi di servizio. Abbiamo realizzato anche degli alloggi dedicati a personale femminile che eventualmente possa trasferirsi ad Agropoli. Quindi per noi è un grande risultato. Mi piace anche sottolineare una cosa, la grande dedizione delle imprese locali che hanno mostrato nella realizzazione di questo edificio, percependolo forse come un bene della collettività piuttosto che della Guardia di Finanza. È un presidio di legalità importante, io credo abbiamo dato veramente una struttura all'avanguardia per consentire agli uomini della Guardia di Finanza di fare al meglio il loro lavoro. Però nel mio discorso, e confermo quello che dicevo prima, la cosa bella è la sinergia istituzionale quando questa si compone, che dà risultati anche inaspettati. Poteva mai succedere che Agropoli venisse senza caserma? No. Allora l'ente locale scende in campo e va a tamponare quelli che sono anche gli arretramenti che in qualche modo lo Stato ha a causa dei problemi evidenti. Quindi noi abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo detto non può succedere questo e abbiamo deciso di scendere direttamente in campo. Il risultato è questo, credo uno splendido risultato, e come avete visto poi subito dopo l'inaugurazione già si programmano altri interventi in questo campo. Abbiamo annunciato l'apertura del presidio fisso dei vigili del fuoco, questo ci rende ancora più felici perché quello è un altro presidio di sicurezza importante. Avere i vigili del fuoco quindi in città cambia proprio in termini di percezione della sicurezza e questo è un fatto positivo. E poi ci aspettano altre sfide, noi siamo pronti ad accettarle, quelle che riguardano la caserma dei carabinieri, quelle che riguardano il commissariato, noi siamo qui, siamo pronti veramente e decisi a proseguire questo percorso virtuoso. E come dicevo prima, c'è chi parla di legalità e c'è chi invece non parla ma agisce e porta i risultati a casa.